Buongiorno, sono Piero Muscheri, ideatore e fondatore del progetto Eccellenze Italiane. Eccellenzeitaliane.tv nasce per video raccontare l'Italia eccellente, quell'Italia invisibile a volte che lavora tutti i giorni per produrre qualità. Un'Italia che in tempi di crisi come questi ricorda bene gli insegnamenti dei propri padri o dei propri nonni che nel dopoguerra affrontarono un momento devastante per il paese attingendo alle risorse più profonde. Quello che poi è diventato il Made in Italy è certamente figlio di un atteggiamento mentale adeguato. Ora siamo pronti ad una rivoluzione dal basso, una rivoluzione di comunicazione innanzitutto, perché uno dei problemi del nostro paese non è la capacità di fare le cose, ma di comunicarle. Siamo molto bravi a fare le cose, ma poco bravi a comunicare e a vendere l'asset fondamentale della nostra Italia. Siamo ormai più di 100 e puntiamo a diventare almeno 1000 nel prossimo anno. 1000 pezzi d'Italia che si raccontano in modalità qualitativa, che fanno capire come lavorano, cosa realizzano e come vendono i loro prodotti. Sono Danilo Iervolino, presidente dell'Università Telematica Pegaso e aderisco a Eccellenze Italiane. Lo faccio perché ho condiviso pienamente il valore, l'humus su cui poggia questo progetto, i pilastri di dettare attraverso gli esempi di alcune aziende che con molta fatica stanno provando a investire, a resistere in questi territori. Lo facciamo per i giovani, lo facciamo per la gente che ancora vuole vedere e rilanciare questa nostra amata nazione. 1000 imprenditori che vogliono guardare al mondo e che non ci stanno a veder fallire le loro imprese e che vogliono dal basso contribuire a far vedere a chi ci governa un paese determinato, deciso, che ha voglia di fare. E allora unisciti a noi con eccellenzeitaliane.tv, un videoportale che sarà anche un grande affresco di memoria per i nostri ragazzi. Noi facciamo delle cose belle, ma nessuno ci ha insegnato come dire agli altri chi siamo. Forse siamo emendati a raccontarci. Noi abbiamo bisogno di essere cuciti da qualcuno che ancora crede nell'eccellenza italiana e ci porta ancora ad essere i conosciuti del mondo. Non dovete credere a una crisi, sì c'è, ma siamo noi ancora italiani a determinare se è una verità oppure se ci stanno raccontando qualcosa che è solamente nei loro problemi. Il tuo pensiero per noi è importante, lascia traccia di quello che hai fatto, perché questo potrà aiutare i nostri ragazzi, i nostri giovani, l'Italia del futuro, ad avere memoria del grande lavoro, della grande qualità, dell'eccellenza di questo paese. Dobbiamo davvero crederci di più, facciamolo e soprattutto dobbiamo raccontarlo. Ecco perché anche la tua storia è importante. L'attività comunque è iniziata a fiorire negli anni 50-60 e sono diventati un centro importante appunto di produzione di film di cinematografia italiana, dove lo stesso Fellini, che ha sempre preferito i competitors di Cinecittà, ha girato il suo primo film, Lo Scecco Bianco, con Alberto Sordi, e dove hanno fatto migliaia di pellicole che sono comunque fanno parte della storia del cinema di questo nostro paese. L'eccellenza è in chiave di soluzione del problema. Potrebbe anche essere un problema di stabilizzazione. Io ti insegno come si sta stabili su due piedi, ma sono il più bravo in assoluto. Voglio essere il più bravo, ma non perché sono competitivo, perché sento dentro di me questa esigenza. Sono Emanuela Rossi e sono qui e sono molto contenta, anzi felicissima, di far parte del progetto Eccellenze Italiane, perché io credo che
Raccontare la nostra storia sia un contributo molto, molto importante per il nostro paese. Apri le porte della tua azienda alle nostre telecamere, ai nostri registi, sceneggiatori, direttori della fotografia, uomini di eccellenza che rimangono in Italia perché ci credono, per aiutarti a raccontarti meglio. Unisciti a noi, eccellenzeitaliane.tv è il primo grande progetto di videoracconto del nostro paese.